Il dente del tipo che mi serve, tipo. Yeah. Ti prendo, zio! 3, 2, 1! Hello everyone, today is gonna be epic. Why I'm talking like Sam Pilgrim and in English? Because I am Sam Pilgrim. Ieri è successo un fattaccio. In pratica stavo mangiando un panino mentre tornavo da Rovella e mi si è staccato il pezzo di dente finto che ho qui da qualche anno. Purtroppo non posso recarmi da dentista fino a dopodomani e quindi per qualche giorno sarò Sam Pilgrim. So I'm here today with my giant Rain. She's ready and we have a full face helmet, which means huge jumps. Let's see what we got here. All right, guys. Before I made to the top of the mountain, I need to pedal for a couple kilometers. So let's put the gloves on because it's really cold out here today. And let's go for the ride. It is really, really cold. There's some snow up there. If you watch all my videos, you probably remember this road because I've already been here a few months ago. I've been invited today from the Black Deer Project guys to join them for a session and try out their biggest jump. So we're gonna have some fun today. But first, I need to make it to the top. I took the shortcut because the way up on the road is way too long for me. I'm not used to pedal that much. So I'm gonna hike up by this trail. Oh, look at this jump. Trails everywhere. Oh, another jump, big step up. Sick. Watch out. Sono morto. We're here in this beautiful hood and there are jumps. So today we're going to test the jumps to see if they work right. Let's go. All those guys has never been here, so no one knows the trails. And the mission is to test all of them to see if they goes anywhere. Yeah. All right? Thank you, Sam. Who's going first? Let's go. I follow you. Hey, take it easy. Hey! Ah, oh, c'ho le sospensioni bloccate. Ho la forza bloccata. Oh! Huge bird. Oh! Oh, devi partire piano, non hai capito? Cioè, io non mi metto a pedalare. Stiamo in discesa, si va in discesa. Oh, oh! All right, we are back at the bottom, so now it's time to go back up again. Facciamo quella che capita. Prendo, zio! Vedi di salti in testa. Mi sono rotto le balle di far Sam Pilgrim. Adesso allora, torniamo nel mondo di quelli normali. Scusa, ma questo non va più su? No. Che casco di merda che hai preso. Vaffan... Allora, ragazzini, pensate di andare avanti voi o vi devo spingere? No. Vabbè, dai, Paul, vediamo se a sto giro riesco a tararti in testa. Io scappo, allora. Prego. Non vale pedalare, te l'ho detto. Ehi! Arrivo! Oh, troppo. Qui abbiamo perso il controllo, ragazzi. Siamo arrivati al fondo di tutto, guarda qua. Fine. Finito tutto, anche i cerchi. Il mio soggetto, vai. Dai, pompa sti salti. Oh. Non sapevo che c'era l'ultimo salto qui. Ti stavo saltando su. Adesso mi fermo perché ho bisogno di coraggio liquido. Ok. Abbiamo fatto un paio di giri di riscaldamento. Adesso è il momento di andare giù dove ci sono i due salti grossi, che sono un drop e poi c'è uno step down di 15 metri. E devo aprirlo io, perché ragazzi hanno un po' paura. Quindi, lo provi te? Sì. A posto. Vado avanti lui? Sì. Poi tu cosa fai? Ti sposti? No, o fai anche te? No, lo faccio. Ah, ok. Non frenare, eh? Io non freno. La missione è questa.
Dovremmo affrontare il primo drop mortale. Io non l'ho mai provato. L'ho visto per sbaglio passandoci prima. Quindi vado alla cieca, dai. Mi fido, fidati. Di tutte e due. Fidati. Lì. Pronti. Via! Che secca! Di qua a destra, ok, siamo nella linea nera. Stiamo avvicinando al drop della vita. Vediamo, fuori pista, fuori pista. Inaspettato, holy crap. Questo non lo sapevo, double drop. Siamo qua. È lui, è lui, è lui. Sick. Era gigante. Oh, io hai spento tutto. L'uomo dei fuori pista lo chiamavano. Che dire, uno dei due salti grossi è stato fatto. Questa roba qua, che comunque sembrava più piccolo l'altra volta, ma è quasi come quello giù. Quindi quello giù alla fine adesso sarà una cagata a farlo, giusto? Sicuro? Vediamolo un po' dall'esterno. Arriva all'aio. Vai a stecca. E la madonna. Complimenti. Grazie. Bravi, bravi, bravi. Pugnetto wifi. Adesso vi spiegherò una cosa. È il giorno fortunato per voi, perché oggi farete tutti anche quell'altro. Ma sì, perché vi spiego io come si fa. Lo faccio io. Dopo vi mando la fattura per voi. Ma comunque sia, la teoria è questa. Lo vedi, questo qui è uguale, lo metti un po' così, è la stessa cosa. Andiamo, andiamo, andiamo a lavorare. Oh cavolo. Cioè, mi invitate così a venire a girare qua? Ma perché almeno la gente è scoraggiata da fare stronzate. Ah, ok. Oh, ma c'è un dente del tipo che mi serve, tipo questo qua. Bene, prendiamo fuori un paio. Che bella visione. Però non è uguale, è mega più grande. Ma andai vai tranquillo. Ascolta, fidati di me. Guarda, è uguale. Come potete vedere, è circa lungo 50 Andrea messi di profilo. Contando che dovremmo atterrare più o meno là. Stavo scherzando, è tipo due volte quello su, ma va bene. Voi fidatevi comunque. Tu è inutile che ridi, hai capito? Sì, sì. Perché qualche giorno finisce male anche per te, qua. Ok, siamo sul punto di partenza. Siamo a circa un chilometro di distanza dalla rampa, che è giù in fondo là dove c'è il tipo con la maglia azzurra. Oh, c'è qualcuno in mezzo? Via dalle balle! Ci vediamo dopo. Mi sono cagato in mano. Ho frenato sopra. Mi sembra di andare troppo forte. Io ho frenato qua. Vediamo il pole cosa fa. Secondo me non frena. Ha frenato anche lui. È un bel mistero questo, eh. Ah, abbiamo un terzo interessato. Sta frenando anche lui. Quindi il mistero è: no break o break un pochino. Occhio che riprovo. Oh. Va bene, è la mia volta. Penso che partirò da lì senza frenare e niente, vediamo cosa succederà. Allora? Drop it. Oh shit! Sono arrivato un po' lungo. Il terrore negli occhi. Che animale che sei. Yeah. Sono ubriaco, ragazzi. Vediamo. Zio bello. Come dire, Paul, mi indichi un attimo l'atterraggio giusto? Bisognerebbe qua. Non lo stai filmando. Ah, sì. Non mi indica l'atterraggio che ho fatto. Abbiamo sforato di qualche metro. Dai, andiamo su a rifarlo e poi lo fa anche il polso. Tu devi smetterla di dire le cose nei video. Ascoltami, sei tu che l'hai dichiarato. Adesso non fare il furbo, eh. Ti sente tutto a Lugano da qua. Siamo tornati su. È tranquillissimo, Praticamente non lo senti. La rampa non c'è, l'atterraggio non c'è. È come se sei in strada, vedi un marciapiede, sai quelli dove salgono le carrozzine? E salti da una parte all'altra, uguale. Quindi sei una carrozzina tu. Sono una carrozzina. Niente, io lo faccio un secondo giro perché era veramente una lavastoviglie in aria. Mentre Paul mi segue che fanno speed check perché è gasato, giusto? Yeah, mi sembri motivato. E tu ragazzino? Io adesso vedo. Faccio qua non si scherza, non so se l'hai capito. Nei miei video non si scherza, quindi se non vuoi far parte in video o ti sposti o non scherzi. No, tranquillo. Prendi bene le misure, frena qua.
Ma perché sono andato più lungo di prima? Ma non so cosa è successo, zio, non ho fatto niente. Vabbè, comunque era divertente. Scusa, vediamo un po'. Mi sa che forse il problema è che ero motivato. Non di tempo a fare una frase. Ah, ma fa lo speed check, zio. Ah no, è casato lui. Oh, poi lui l'ha fatto giusto, anzi era un pelo corto. Scusa, ma quanto hai frenato? Sono partito quasi fermo dalla pianta che dicevi. Ah, ci avevo azzaccato con la pianta. Ok, Zicky l'ha fatto quasi giusto, ho tirato un paio di metri corto. Io sono tirato 18 metri lungo ancora. Adesso vediamo di trovare il punto giusto dove partire e atterrare dove si deve atterrare, no? Dai, io vado. Ma com'è l'air? Quando voli è fantastico. Allora, proviamo no break dalla piantina, eh. Ciao. Ok, pole, perfetto! Yeah! Oh, siamo in due che l'abbiamo passato, è il momento del pole. Vai, zio! No break! 3, 2, 1, vai, dai! Come on, send it! 2, sto filmando! Buttalo, buttalo! Yeah! Ma zio! Bene, missione compiuta! È il momento di tornare giù. Oh, oh! Zio! Mi hai fregato! Ce l'ho fatta! So this is the end of the video, guys. I hope you enjoy it. Would be awesome if you leave a comment. Would be sick if you subscribe. And see you in the next one. To the sky!